Ciao ragazzuoli, bentornati, buona giornata a tutti quanti voi e buon lunedì. Allora, diverse cose da dirvi perché comunque ieri in serata sono successe diverse cose interessanti, in particolare nella festa a Napoli. Hanno parlato i protagonisti, gli artefici della vittoria del Napoli, Giuntoli, ha parlato De Laurentiis, ha parlato Spalletti e non voglio soffermarmi tanto sulla festa scudetto del Napoli. Voglio soffermarmi invece su ciò che ci riguarda da vicino, ovvero l'interesse che noi tifosi abbiamo per Giuntoli in quanto potenziale direttore sportivo futuro della Juventus. Oltre a questo argomento, ovviamente ritratteremo la questione dei cori razzisti in generale. Vi dico la mia opinione in breve, di nuovo ve la rinfresco, perché comunque certi fattacci sono successi già per Lukaku. Vi ho già detto la mia opinione, ma ve la rispolvere in questo video. Prima di iniziare, ragazzi, mi raccomando il like al video, l'iscrizione al canale, forza e coraggio, perché la maggior parte della gente che guarda i video in questo periodo non è iscritta, il 55% non iscritti, 45% iscritti. Forza e coraggio, iscrivetevi pure, sono curioso un po' di sapere le vostre opinioni sotto nei commenti, creiamo community, l'anno prossimo strutturiamo il tutto per viaggiare in trasferta insieme ancora di più, per vedere la nostra Juventus, quindi mi raccomando. E torniamo a noi, parliamo un po' di quel che è successo ieri a Napoli. Ieri a Napoli è stata grande festa, al Maradona il Napoli vince 1-0 contro la Fiorentina grazie a un rigore trasformato da Osimhen. Uno l'aveva fallito, visto la partita. Osimhen è un giocatore straordinario, devo essere sincero, se esterno a me. Guardate, era molto scettico sul suo conto, invece anche per doti umane mi ha sorpreso in maniera positiva sto ragazzo. Probabilmente mollerà il Napoli e andrà al Bayern già quest'estate. Vedremo un po' come opererà insomma, il Napoli col mercato in uscita e col mercato in entrata, ma non sono cose che a noi riguardano. Quel che riguardava noi era legato più che altro alle eventuali parole sia di Giuntoli che di De Laurentiis, ma anche di Spalletti. Perché ci sono state diverse situazioni interessanti. La prima, Spalletti ha detto: vabbè, adesso con Cristiano stiamo già con Cristiano, cioè Giuntoli, stiamo già lavorando alla prossima stagione, nuovi acquisti, eccetera. D'altro canto, a me è sembrato che De Laurentiis abbia detto questa cosa qua, ovvero: noi adesso dobbiamo ripetere questa vittoria qua, non dobbiamo solamente accontentarci di questo traguardo e mollare, poi remi in barca, dobbiamo anzi lavorare per, insomma, ripetere questo straordinario risultato. Giuntoli, d'altro canto, ha detto, ha ringraziato De Laurentiis perché in questi 8 anni si è sentito a casa, ha avuto Edoardo, il figlio, come un fratello, eccetera, 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 è stato molto bene. Più o meno è stato questo il dialogo. Vi dico la mia opinione dal punto di vista comunicativo. Se Giuntoli avesse avuto intenzioni di rimanere al Napoli, a mio parere avrebbe detto: signori, questo è l'inizio, dobbiamo lavorare per un continuum. Anche perché Spalletti, insomma, ha iniziato a porgergli una mano da questo punto di vista per continuare quel tipo di discorso. De Laurentiis, idem con patate, dobbiamo continuare a ripeterci. Giuntoli invece mi è sembrato molto più telegrafico, ha detto: bene, ringrazio De Laurentiis per questi 8 anni, però sembrava quasi un messaggio d'addio e ci può anche stare. De Laurentiis, d'altro canto, cosa dice? Caro Giuntoli, nel suo messaggio, dobbiamo costruire la squadra e ripeterci. Io non ti sto cacciando, se te ne vai è perché sei tu a volertene andare ed è la classica strategia comunicativa che usa De Laurentiis, ovvero: se Giuntoli va via non è colpa mia, anzi, io ho detto che bisognava, insomma, ripetersi dopo la vittoria dello scudetto con Cristiano, eccetera, ma è Cristiano che ha voluto andare via. Per cui il classico scaricabarile, ovvero non è detto che Giuntoli poi venga alla Juve per forza e sia chiaro, potrebbe andare in qualsiasi altra squadra che in questo momento ha a cuore insomma, una ristrutturazione dell'area sport, perché è una persona molto valida e credo che magari anche qualche colloquio con qualche altra squadra ci sia stato. Sicuramente la Juventus ci sta andando molto forte e credo che a breve anche porterà allo stesso Giuntoli un'offerta formale in termini economici, in termini di spazio di manovra, in termini di struttura da utilizzare, in termini da collaboratori da portare dietro, eccetera, 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 eccetera. Tuttavia, mi è sembrato che comunque
insomma, matrimonio Giuntoli-Napoli stia per finire. Stia per finire perché dalle parole di Giuntoli non mi pare che ci sia stata apertura a un anno successivo, a un ripetersi, a un lavorare per il Napoli, eccetera. Anche Spalletti, la sua posizione in realtà è molto traballante, perché comunque gli è stato detto: ah, tu rimarrai anche il prossimo anno tramite lettera, invece lui vorrebbe parlare col presidente, vorrebbe capire le prospettive, anche perché credo che ripetersi in quella piazza sia complicatissimo, specie se il mercato in uscita ti obbliga anche a cedere pedine che sono diventate importanti e cruciali per questo Napoli, tra cui Osimhen, per cui devi ripetere tutto da capo, devi ripartire con un ciclo quasi nuovo, con giocatori completamente nuovi. Quindi la sublimazione di questo ciclo rischia di non esserci a Napoli e gli stessi autori che lavorano all'interno di quella squadra ne sono consci. Cioè, non è che c'è la capacità del Napoli di respingere offerte importanti per Osimhen. Il Napoli molto probabilmente le vaglierà e poi valuterà di conseguenza, ma anche lo stesso Osimhen. Non so se ha tutta questa voglia di rimanere a Napoli. Sa che a Napoli ha scritto un pezzo di storia. Ripetersi è complicato perché anche le altre squadre si attrezzano e hanno più possibilità economiche dello stesso Napoli. E lui dice: ma caspita, io me ne voglio andare in una squadra che è pronta già a vincere in Europa. Baviera di Monaco, manca una punta, vado là e vado a fare la differenza. Stessa cosa ai dirigenti. Quindi Giuntoli vuol venire alla Juve perché probabilmente la Juve gli offre una struttura differente, la next gen, una possibilità di far mercato importante, anche se io sono dell'idea che bisogna sempre far funzionare le idee e mai il potere dei soldi. Ne ho parlato anche Sabatini, questa cosa io ve l'ho detta più volte, paradossalmente è molto più difficile fare mercato con tanti soldi che con pochi soldi, perché con pochi soldi si investe sempre nelle cose giuste, essenziali, in quel che serve effettivamente, con tanti soldi rischi di fare veramente acquisti scellerati e poco utili alla causa, magari anche a cuor leggero, perché tanto hai i soldi e in realtà invece... Credo che, ripeto, la forza delle idee sia sempre importante. Se Giuntoli riesce a tenere quel tipo di mentalità anche in una struttura come la Juventus, che gli mette a disposizione più possibilità economiche, lui può fare veramente tante, tante belle cose. Per quanto riguarda Spalletti, idem con patate, cioè rimanere alla Piazza Napoli credo che sia molto pericoloso anche per la sua carriera. Cioè, se lui molla ora, se ne va da eroe. Se ha il sentore o la puzza di bruciato del fatto che magari l'anno prossimo il Napoli vende qualche pedina importante, deve rimpiazzarla, eccetera, deve quasi ripartire da zero, fa due o tre conti e dice: ma sai che c'è? C'è che me ne vado e addio, se chi si è visto si è visto. Rimango nella storia di Napoli e basta. Si chiude qua un ciclo meraviglioso e ci può anche stare anche questa cosa qua. E i tifosi del Napoli non la devono prendere a male. Mia modesta opinione. Per quanto riguarda poi Giuntoli, quindi vediamo i prossimi sviluppi. Fabrizio Romano rilancia la notizia, la Juve sta puntando forte su Giuntoli, idem Nico Schira, idem Romeo Agresti, c'è tanti. E le parole di Giuntoli in tal senso, secondo me, vanno a prestare il fianco a questa tipologia di notizia, ecco. Ora, tornando invece a noi sul piano del razzismo, lo sapete qual è il problema. La FIGC si riempie la bocca di razzismo più per questioni di marketing, di immagine, che non per questioni di efficacia delle sanzioni che vengono inflitte a chi è reo o responsabile di far determinati cori negli stadi. La Juventus ha daspato, voi mi direte no, è la procura che ha daspato, sì, grazie al cazzo, ma l'impianto di videosorveglianza presente allo stadium non ha uguali in tutta la Serie A, è messo appositamente per controllare, insomma, la condotta dei tifosi, e questo impianto qua ha consentito alla Digos di individuare i soggetti. Se anche le altre squadre utilizzassero lo stesso impianto, ovviamente customizzato e modificato in base a quelle che sono le esigenze dei singoli stadi, si andrebbe a prevenire questo fenomeno, perché io sono sicuro che allo stadio difficilmente sentirete cori razzisti ancora una volta. Perché uno prima di farli ci pensa non una, due, tre, quattro, cinque, 10 volte. Ed è solamente in questa maniera che si estirpa questo fenomeno. Ci sta l'educazione e la prevenzione da una parte, ma bisogna agire con pene assolutamente forti dall'altra. È inutile dare la responsabilità alle società che devono pagare multe su multe, eccetera, e
Il problema non si risolve in questa maniera, si risolve dando la responsabilità soggettiva a chi va agli stadi e non si sa comportare. E quindi cosa dico io? Che la FIGC deve obbligare le squadre ad avere un impianto di videosorveglianza in modo da individuare i singoli responsabili. È l'unico modo. Cioè la Thatcher, tutti quelli che hanno fatto qualcosa per gli stadi, a parte che quel modello là è molto discutibile per tanti punti di vista, però banalmente in Italia, quando vuoi insomma fermare un determinato tipo di fenomeno o arginarlo, okay, o ridurlo, l'unico modo è la sanzione. Lo vediamo nel codice della strada, cioè incidenti per il telefono. C'era un periodo che tantissimi si incidentavano a causa dell'utilizzo dello smartphone durante la guida. Insomma, ci sono delle sanzioni, i punti tolti, eccetera, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, bisogna sanzionare il comportamento dei tifosi allo stadio. Uguale, tu fai il coro razzista, io ti individuo con le telecamere e ti banno per tot anni. E sono sicuro che chi va allo stadio, di conseguenza, conscio anche del fatto che ci siano queste sanzioni, non ci pensa una, ci pensa due, tre, quattro, cinque volte prima di andare lì a comportarsi da becero. Questa è la mia idea. Questo è l'unico modo per poter arginare questo fenomeno. E basta riempirsi la bocca di cazzate, razzismo, stop to racism, ah, leviamo i cartellini gialli. Sono queste le cose che cambiano il calcio. Piccole, piccole modifiche al codice di giustizia sportiva per, insomma, chi va allo stadio, chi assiste. Insomma, passando dalla responsabilità oggettiva a quella soggettiva, si cambia, si va anche sulla questione di tribunale ordinario con sanzioni tipo DASPO che limitano la libertà dell'individuo nell'andare ad eventi sportivi. Fine. Tutto molto bello, tutto molto facile. C'è la volontà? No. E anche le società sono collaborative da questo punto di vista? No. Non ho sentito una parola dall'Atalanta. Una parola dall'Atalanta. Neanche una mezza frase. Sono vergognosi perché devono fare il grattino alla pancia, perché se mettono le telecamere là con tutte le recidive che hanno, probabilmente metà curva non va più allo stadio. Punto. Metà curva non va più allo stadio perché metà curva viene da spatta, come minimo. Perché non è ad oggi che si è rivelato questo problema lì in quello stadio. Non è la prima volta. C'è una recidiva, ci sono casistiche dietro molto importanti. E quindi anche le società devono venire incontro a questa esigenza. Basta, ci siamo rotti le palle di queste cose. È il 2023, non ci facciamo una bella figura di fronte al mondo. Cioè il nostro movimento calcistico va cambiato non solo dal punto di vista della mentalità del tifoso, eccetera, ma il movimento deve venire dall'alto, da chi lo governa e da chi fa le regole. E questo sarebbe un importante cambiamento. Credo molto facile. Si scontra con la volontà di certe squadre di collaborare, eccetera, ma sono sicuro che con l'obbligo e con le sanzioni il problema razzismo si argina. E come se si argina? Punto. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Ci vediamo più tardi, probabilmente, per altre novità, perché usciranno anche le motivazioni della Corte del Collegio di Garanzia del CONI sulla questione del rinvio a giudizio di nuovo alla Corte Federale d'Appello per l'inchiesta plusvalenze e niente. Un abbraccio e sempre fino alla fine. Forza Juve Belli.